Benvenuti o bentornati sul canale. Oggi prepariamo insieme questi buonissimi bretzel caramellati. Sono dei biscotti veramente friabili e buonissimi. Gli ingredienti che ci occorrono sono 200 g di farina 00, 100 g di zucchero semolato, un uovo intero e un tuorlo, la scorza grattugiata del limone, 80 g di burro freddo, dello zucchero di canna per caramellare. Mettiamo tutti gli ingredienti direttamente nel mixer. Avevo poco tempo, ma l'impasto può essere fatto a mano. Quindi farina, zucchero, l'uovo intero e anche il tuorlo. A questo punto aggiungiamo il burro freddo da frigo tagliato a pezzettini, un pizzico di lievito per dolci, ma proprio una mini puntina, un pizzico di sale e a questo punto aggiungiamo o vaniglia o scorza grattugiata del limone. Mescoliamo il tutto nel nostro mixer finché otterremo una palla di impasto che si forma da sola, proprio come vedete. Avvolgete il panetto frolla in pellicola trasparente e lasciate riposare in frigo per almeno un'ora. Stendete la pasta frolla in uno spessore abbastanza sottile su un tagliere o della carta forno. Io utilizzo questo stampino per bretzel e guardate che carini, sono dei biscotti super friabili e anche molto belli da vedere. Ecco quindi la prima teglia di biscotti. Ho spennellato tutti i biscottini con l'albume che avevo tenuto da parte e ho messo sulla superficie abbondante zucchero di canna che darà quel gusto in più ai nostri biscotti. Infornate a forno statico a 180 gradi per 15 minuti circa, teneteli sotto controllo. Se la ricetta vi è piaciuta, lasciate un bel like, scrivetemi un commento e se volete attivare le notifiche dei miei prossimi video, cliccate come sempre la campanella qui in basso a destra. E noi ci vediamo alla prossima video ricetta.